alle primarie che ci saranno. I tecnici di ERA stanno impegnati in questi giorni a Formigine alla sostituzione dei vecchi contatori del gas per installarne dei nuovi destinati alla telelettura dei consumi. Il cambio dell'apparecchio, completamente gratuito, verrà segnalato con un volantino affisso davanti a casa o negli atri dei palazzi. I tecnici saranno muniti di tesserino di riconoscimento. L'azienda ricorda ai telespettatori che in caso di dubbio gli utenti possono farsi dare il nominativo dagli operatori e telefonare ad ERA per una verifica. ERA sta introducendo in tutto il territorio servito un sistema innovativo di telelettura dei contatori di gas e per farlo è necessario sostituire i vecchi apparecchi. L'operazione è totalmente gratuita e nel comune di Formigine è iniziata in questi giorni. I nuovi contatori di gas sono di nuova generazione predisposti per la telelettura dei consumi in tempo reale. La prima attività che dobbiamo svolgere è quella di sostituire tutti i contatori, perché i vecchi contatori, anche magari quelli sostituiti pochi mesi fa, non erano comunque in grado di poter essere teleletti. Che cosa significa la telelettura? È un po' come quello che molti conoscono già per il contatore dell'energia elettrica. Sostanzialmente ci sarà un sistema centralizzato che raccoglierà automaticamente con il dato della lettura del contatore, per cui diciamo così l'utente potrà continuare a leggere sul posto il suo contatore, però il centro avrà comunque la gestione della lettura, quindi soprattutto la tempestività della gestione della lettura, che sarà quella effettivamente dei fine mese, per cui dovrebbe evitare tutti quei problemi che possono esserci con letture differite nel tempo. Ecco, quindi i cittadini di Formigine sono informati che insomma questa operazione deve essere fatta casa per casa. Adesso siamo in un periodo di possiamo dire diffidenza a causa delle numerose truffe che vengono effettuate soprattutto ai danni degli anziani. Quindi che cosa diciamo a chi ci ascolta? Allora, noi dobbiamo innanzitutto rispettare quello che ci dice la delibera per fare questo tipo di attività. Quindi noi dobbiamo passare un'informazione con un congruo anticipo e possiamo fare sul posto, quindi 10 giorni lavorativi prima normalmente passano degli incaricati che sono tutti riconoscibili con un tesserino, poi magari diciamo come funziona questo tesserino, che lasciano un volantino con la data in cui verrà fatto il tipo di operazione. Ricordiamo il tesserino. Per quello che riguarda il riconoscimento delle persone, che svolgono le attività, che sono possono essere personale di ERA o personale incaricato di ERA, tutte le persone che fanno questo tipo di attività hanno un tesserino con un nominativo. Tutte le volte che un cliente ha un dubbio può chiedere al personale di farsi vedere il tesserino, può telefonare ai numeri che sono stati dati e citando il nome dell'operatore, e dal centro gli verrà confermato se quello è un operatore ERA. In via Campi, a fianco dell'ingresso.